Guido Monaco, dopo il blitz delle forze dell'ordine, l'area attende un vero e proprio rilancio. Meningite, dalla ASL appello alle vaccinazioni, i giovani soggetti più a rischio. In corsia a fianco dei malati, al San Donato di Arezzo, una giornata per i volontari ospedalieri. Caso Sperotto, Capuano, ecco cosa mi ha realmente disgustato. Contro il Ponte d'Era in avanti torna Cori dal primo minuto. Karting in piazza, i bambini diventano ambasciatori per la sicurezza stradale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Apriamo con la cronaca. All'indomani del blitz delle forze dell'ordine in piazza Guido Monaco, l'area attende un vero e proprio rilancio. Il servizio. 60 persone identificate, una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone segnalate all'autorità amministrativa per uso di eroina, tre extracomunitari denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale e ancora sanzioni amministrative a vari esercizi pubblici per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza sul lavoro e per finire verbali per violazione al codice della strada. Sono i risultati dell'operazione Interforze realizzata nel centro di Arezzo da polizia, Carabinieri e Municipale. Presenti anche i reparti speciali dei NAS, i Nuclei Antisofisticazione e Sanità di Firenze, e del NIL, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo. Piazza Guido Monaco, Campo Marte e zone adiacenti sono state passate al setaccio dalle forze dell'ordine con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e il degrado. Aree da tempo finite al centro dell'attenzione del dibattito pubblico, soprattutto durante l'ultima campagna elettorale. E che vi fosse l'esigenza di un intervento per ripristinare la legalità in queste aree lo dimostrano proprio i risultati dell'operazione di ieri. A questo punto però l'auspicio è che il lavoro su zone così importanti per la città di Arezzo non finisca qui. A nostro avviso Piazza Guido Monaco e le aree limitrofe hanno bisogno anche di altro per tornare ad essere veramente uno dei cuori pulsanti della città e su questo ancora si attendono risposte. Il rischio è che, nonostante la buona volontà delle forze dell'ordine, il lavoro svolto ieri finisca per cadere nel vuoto. In queste 48 ore ho ricevuto decine di messaggi e telefonate di sostegno che mi hanno aiutato a maturare questa importante decisione, ma le cose che hanno pesato maggiormente sono la mia convinta adesione fin dal principio al progetto civico di Alessandro Ghinelli e il comportamento tenuto dal gruppo consigliare della lista civica ora che sia in fase di voto che successivamente. Con queste parole Angelo Rossi, consigliere comunale della lista ora Ghinelli, comunica la sua permanenza nella maggioranza consigliare dopo aver preso le distanze sulla controversa mozione relativa alla cosiddetta teoria gender approvata nel corso dell'ultima assise aretina. Una mia fuoriuscita, spiega Rossi, avrebbe portato solo a un indebolimento di quella componente civica moderata e liberale che ha sostenuto Ghinelli, spostando di fatto il baricentro politico di questa maggioranza verso una destra reazionaria con la quale si può e si deve dialogare. Sarà un ente più snello e saranno i comuni a decidere la ridistribuzione delle funzioni. È la traccia secondo la quale verrà ridisegnata l'Unione dei Comuni Montani del Casentino seguendo le nuove indicazioni di leggi regionali e statali. Lavoriamo operazioni concrete, spiega il presidente dell'ente Giampaolo Tellini. Ad esempio l'agricoltura è una delega che tornerà alla Regione Toscana dal 2016 e con le manovre che intendiamo applicare il bilancio dell'Unione dei Comuni uscirà alleggerito di circa 350.000 euro annuali. Inoltre, prosegue Tellini, seguendo le nuove disposizioni, vorremmo creare ambiti territoriali e stimolare le libere convenzioni fra comuni senza limiti o vincoli di popolazione. Le funzioni obbligatorie ne rimarrebbero 3 o 4 con dentro tutti i comuni dell'ambito territoriale. Per il resto, le sedi comunali possono fare da capofila di ogni singola associazione di funzioni. Voltiamo pagine, parliamo di sanità. Meningite dalla ASL, aretina l'appello alle vaccinazioni, i giovani sono i soggetti più a rischio. Vediamo. Continuano a registrarsi diversi casi di meningite in tutta la Toscana. Innanzitutto, quanto è preoccupante questa situazione?
È una situazione particolare, specifica della nostra regione, che non si sta verificando nelle altre regioni italiane. Ad oggi si sono avuti 33 casi di meningite in Toscana, di cui 4 da meningococco B e il resto da meningococco C. In realtà nella stagione primaverile ma anche autunnale ci sono tanti portatori sani nella popolazione, quindi non vorrei, come dire, creare allarme, però purtroppo quando l'infezione che si trasmette per via respiratoria, quindi con le goccioline che si emettono parlando, con la tosse, con gli starnuti, arrivano a una persona particolarmente recettiva e più fragile, purtroppo dallo stato di portatore si passa alla manifestazione della malattia vera e propria. Diventa quindi particolarmente importante vaccinarsi, soprattutto per particolari fasce di età e soggetti particolarmente esposti. Le fasce di età più esposte sono quelle dei ragazzi tra 11 e 20 anni. Perché? Abbiamo detto che nella popolazione generale molti sono i portatori sani. Ecco, i portatori sani sono più numerosi nei gruppi di persone che hanno molti contatti e contatti di vario tipo. I ragazzi sono quelli più esposti. Per questo motivo la Regione Toscana ha messo a disposizione un vaccino efficace proprio per interrompere la catena del contagio. La vaccinazione viene offerta gratuitamente fino a 45 anni. A chi si possono rivolgere le persone interessate a vaccinarsi? I ragazzi fino a 14 anni al proprio pediatra, i ragazzi invece dai 15 anni e in su, quindi fino ai 45 anni, al medico di medicina generale. E continuiamo a parlare di sanità in corsia a fianco dei malati. Al San Donato di Arezzo una giornata per i volontari ospedalieri. Il servizio. Sabato 24 ottobre, nel piazzale antistante l'ingresso dell'ospedale San Donato di Arezzo, in occasione della giornata nazionale del volontariato, è in programma l'iniziativa Volontavo, l'arte del volontariato, un'intera mattinata organizzata dalle sezioni AVO di Arezzo e del Valdarno, aperta alla cittadinanza ma dedicata a tutti i 140 volontari del territorio. Il momento introduttivo sarà affidato all'esecuzione di alcuni brani da parte dell'Orchestra Filarmonica Guido Monaco di Arezzo. Poi i partecipanti si sposteranno all'interno dell'Auditorium Pieraccini, dove si svolgerà un convegno in cui sarà la voce degli stessi volontari AVO a testimoniare l'importanza dell'impegno dell'associazione. Sabato mattina, dalle 11 alle 13, qui davanti all'ospedale San Donato, ci saranno dei palloncini che verranno fatti volare, perché è la giornata nazionale dell'AVO. Dopo passeremo in auditorium, dove ci saranno alcuni medici e personale ASL che faranno una piccola relazione. Intanto dal prossimo 27 ottobre verrà riattivato anche il corso di formazione annuale che AVO rivolge a tutti i nuovi aspiranti volontari. Abbiamo già 25 iscrizioni. Abbiamo deciso di farlo sulla dignità perché noi valorizziamo la persona. Noi non somministriamo cure. Noi cerchiamo di curare, sì, il morale delle persone. Il modulo di iscrizione si può trovare anche qui nel nostro ufficio dentro l'ospedale San Donato. Ci fosse qualcuno interessato, può venire direttamente il giorno 27, che è l'inizio del corso, alla sala 1 e iscriversi nel momento. È uscito il bando, è stato pubblicato dal Comune di Arezzo il bando per ottenere i contributi per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, statali, paritarie e private per l'anno scolastico 2015-2016. Il pacchetto scuola del Comune di Arezzo è finalizzato a sostenere le spese di frequenza scolastica, l'acquisto di libri e materiale didattico e il pagamento di servizi. I requisiti per accedervi sono la residenza nel Comune, il reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello
dello studente uguale o non superiore a 15.000 euro, età non superiore ai 20 anni, promozione nell'anno scolastico precedente per gli studenti della scuola superiore iscritti al terzo, quarto e quinto anno. I requisiti di merito e di età non si applicano agli studenti con disabilità riconosciuta. La modulistica necessaria è disponibile all'indirizzo web www.comune.arezzo.it. La professoressa Loretta Fabri è stata rieletta direttore del Dipartimento Aretino dell'Università di Siena per il triennio 2015-2018. Le votazioni per eleggere il direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale si sono svolte oggi presso il campus universitario del Pionta. Sono stati 50 gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto, di cui 39 docenti, 6 studenti, 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo, un rappresentante degli assegnisti di ricerca. La professoressa Fabri è stata eletta al primo turno a maggioranza assoluta. Ordinario di didattica generale e metodologie della formazione, Loretta Fabri è membro del Senato accademico dell'Ateneo. Passiamo alla pagina sportiva e al calcio. Caso Sperotto, mister Capuano, ecco che cosa mi ha realmente disgustato. Contro il Pontedera in avanti torna Cori dal primo minuto. È la prima volta nella storia del calcio che viene messo in rete un discorso dell'allenatore. Punto. Forse è questa la motivazione che da quasi 2 settimane continua a tenere puntati i riflettori dei media nazionali sull'Arezzo Calcio e il suo allenatore Ezio Capuano, o forse no. Fatto sta che il tecnico amaranto continua ad essere al centro di format televisivi nazionali, non necessariamente sportivi, basti pensare all'ultimo in ordine cronologico collegamento in diretta con la trasmissione Rai Agora. Nella tradizionale conferenza stampa pre-gara, Capuano è tornato sul caso Sperotto, dichiarando di non aver ancora ricevuto le scuse da nessuno, a differenza di quanto sostenuto dal procuratore del giocatore. L'allenatore ha poi voluto chiarire quale aspetto della vicenda lo abbia particolarmente infastidito. La cosa che ritengo immorale e di altissima ineducazione è la seguente. Il motivo per cui io sono stato registrato, a prescindere, io ho 50 anni o un mio collega ne può avere 60, noi ci giochiamo quotidianamente la nostra carriera professionale, perché noi siamo soggetti ad un risultato e quotidianamente conviviamo con stress, con una serie di problematiche. Voler registrare un uomo che può essere tuo padre per poi sbeffeggiarlo o per riderci sopra lo ritengo un atto gravissimo. Per la prossima gara di campionato contro il Pontedera tornano a disposizione Vinci e Cori, che giocherà dall'inizio, mentre non sarà della partita l'esterno Carlini. Di comune accordo con la società e il tecnico, l'attaccante Edoardo Defendi, che nell'ultima gara ha subito la frattura del setto nasale, ha deciso che si opererà a fine stagione, disputando i match con una maschera protettiva. Sabato gli amaranto sono attesi dalla formazione di Paolo Indiani, che gode di un ottimo stato di forma e che nelle ultime 2 gare ha segnato ben 11 reti. Occhi puntati sull'attaccante Scappini. L'ho cercato quando era alla Ternana, quando ne veniva dalle giovanili della Sampdoria, un giocatore che ho cercato sempre, quindi per me non è una meteora, è un forte giocatore e speriamo di trovare le giuste argomentazioni per poterlo limitare in questo splendido periodo di forma. Karting in piazza per la 2 giorni dell'ACI, i bambini diventano ambasciatori per la sicurezza stradale. Vediamo. Continua questo bel progetto di karting in piazza per riuscire ad insegnare attraverso questi piccoli gesti l'educazione stradale fin dalla più tenera età. Creare una cultura della sicurezza stradale è l'obiettivo e poiché la sicurezza stradale non si può imporre, diciamo, sul piano della cognitivo, facciamo tutto questo genere di iniziative. Questa è un'iniziativa molto particolare nella quale coinvolgiamo bambini che non hanno diciamo, vicina la patente, perché sono tra i 6 e i 10 anni, però facendogli provare un kart in modo tale che siano sensibilizzati, è uno strumento accattivante questo, e questa giornata, trasmettendogli anche delle norme di sicurezza stradale e quant'altro, riescano a recepirle nella maniera più dinamica, in modo che loro diventino ambasciatori, quindi che con i propri genitori, con i propri amici dicano: lo sai che così bisogna fare di fronte a uno stop, così bisogna fare durante una frenata e quant'altro, e così avremo contribuito concretamente a far sì che i ragazzi di oggi diventino domani i conducenti responsabili.
responsabili e in sicurezza. Questa scuola, l'Aldo Moro, l'anno passato ha avuto un intenso intervento in classe, in aula, proprio da parte nostra, proprio per dare continuità agli interventi sulla educazione stradale, perché questa manifestazione che adesso vediamo stamattina non è solo altro che il seguito di tutto quello che l'anno passato abbiamo insegnato ai bambini. Quindi la morale del tutto è che la sicurezza stradale si può insegnare solamente attraverso un percorso continuativo di interventi. Crediamo che sarà una delle iniziative che anche insieme al vice sindaco Camurrini, che ha anche lui un po' l'idea dell'educazione civica diffusa, porteremo avanti su molti aspetti e per molte altre iniziative. Sabato 24 ottobre dalle 16 si terrà a Firenze la cerimonia ufficiale del 70° anniversario del CSI, il Centro Sportivo Italiano nella sezione toscana. L'appuntamento è al Teatro Fiaba. Testimonial sportivo dell'evento sarà il campione olimpico Igor Cassina. È molto bello oggi, spiega il presidente regionale CSI Carlo Faraci, avere la consapevolezza di far parte di una grande e lunga storia. Se il CSI è quello di oggi è perché ci sono stati e ci sono nei comitati e nelle società sportive tantissimi eroi del quotidiano, come li definirebbe il nostro presidente nazionale. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.